Il quartiere Esquilino e Piazza Vittorio tornano a far discutere. Furti, degrado e spaccio sembrano essere problemi della zona, ma quanto è realtà e quanto invece è un'etichetta ormai difficile da togliere? Si cerca sempre di magari isolare un quartiere e dirne male, però alla fine se si va a vedere un po' tutti sono così, insomma, ognuno ha i suoi problemi. E questo sinceramente non penso ne abbia molti più degli altri. Siamo noi stessi che non rispettiamo le regole, perciò tutti gli extracomunitari che si sono insediati qui prendono solo il malcostume di noi italiani. Zona incriminata più di tutte sono questi giardini di Piazza Vittorio ed anche i portici al di là della piazza. Non è possibile avere un giardino così. Com'è questo giardino? Guardi, guarda un'occhiata. Dopo la lasciano, lasciano bottiglie, lasciano questi stracci, sono, lasciano, fanno, fanno, i bisogni dietro, dietro agli alberi. È sporco? È sporco, fa vomitare, non è più sporco solo. Non abito qui da molto tempo, perché? Perché ho abitato sempre all'estero, perché per la professione eccetera. Però qui mi trovo benissimo, le persone sono gentili, tutto. Il giardino è bello, cosa vuole di più? Quello, il gabbiotto. Il mercato, hanno fatto quel gabbiotto, non c'è mai nessuno là dentro. È vuoto? Vuoto, sempre vuoto. Quindi voi non avete mai visto neanche all'inizio la vigile lì dentro? Mi è preso in giro, ha capito. Non ho mai sentito di questi furti, di questi... Si vede intorno gente un po' strana, però a me non è capitato essere aggredita oppure... Quindi forse a volte è la percezione più che la reale pericolosità di un posto? Infatti, perché quando non tocchi nessuno, nessuno ti tocca. Sotto i portici tutti i pavimenti dissestati, un casino. Se levare lì a quell'angolo è un disastro. Quando piove uno passa e mette il piede su un lastricato di questi, gli schizza l'acqua perché sotto è tutto dissestato, rotto. Però è così solo all'Esquilino, solo qui o anche nelle altre zone di Roma? Hanno fatto questo sistema di cose, eccezionalmente, guardi, se li passa in via Merulana, hanno fatto la pavimentazione così, però siccome lì ci sono le processioni due volte l'anno col Papa, ci sono manifestazioni sindacali, la gente che va a San Giovanni, ci sono, lì hanno fatto per bene e non succede niente, cioè tutto bello, tutto piatto, tutto. Qui no.